Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Anche oggi parleremo di cronaca giapponese e il caso di oggi l'ho preso dal canale Rome Tokyo One Way e da altre fonti in giapponese. Questa storia è estremamente interessante, mi ha colpito moltissimo e sono proprio sicuro che scioccherà anche voi. Andiamo subito a parlare dei protagonisti di questa storia, senza perderci troppo in chiacchiere. I protagonisti sono Kawaguchi Kaori, di 28 anni, e Mitsuhashi Yusuke, di 26 anni. Mitsuhashi Yusuke era laureato in legge e stava studiando per l'esame di abilitazione, nel mentre lavorava part-time presso uno studio legale, dove tuttavia il suo stipendio era appena più di 150.000 yen, pari a 1.100 euro italiani, e come potrete immaginare questo stipendio non era abbastanza per questo ragazzo per poter affittare un appartamento per conto suo, e spesso finiva per passare la notte a casa di amici. Tra l'altro pensate che questo suo salario non gli bastava nemmeno per pagarsi l'abbonamento per i mezzi, anche se questa notizia prendetela un po' con le pinze, perché diciamo che molto spesso in Giappone quasi tutte le aziende ti pagano le spese di trasporto, quindi non so che lavoro facesse, però mi sembra strano. Inoltre questo ragazzo aveva anche un debito pari a 3 milioni di yen, e questo era motivo di grande imbarazzo per questo ragazzo. Tali debiti erano dovuti alle spese universitarie e anche per via magari dell'uso che aveva fatto con delle carte di credito, che l'hanno portato ad avere un debito così ingente. 3 milioni di yen, ricordiamoci che sono comunque una cifra consistente, pari a 23.000 euro circa. La donna invece, Kawaguchi Kaori, era una donna che vestiva sempre e solo con vestiti di marca, aveva affittato una mansion a Yoyogi Park, che è veramente una delle zone più costose di Tokyo, e dava proprio questa impressione di essere una persona dell'elite, una persona estremamente ricca. In realtà però c'era qualcosa sotto, e questa sua apparenza era solamente un'illusione. Seguitemi in questo caso perché capirete. Dopo essersi laureata, questa donna aveva detto di aver iniziato a lavorare per la Marubeni, che è una grossissima multinazionale giapponese che ha sedi in diverse parti del mondo e si occupa di business di trasporti e anche opera in innumerevoli altri campi. Lei diceva di essere impiegata di questa azienda e tra l'altro lo scriveva anche nel suo rirekisho, ovvero nel suo curriculum. Lei diceva di essere impiegata lì da quando aveva concluso i suoi studi universitari, anche se lei in realtà non aveva propriamente un contratto a lungo termine, anzi aveva invece un contratto a tempo determinato. E pensate che era stata anche arrestata dal momento che amava particolarmente questi beni di lusso e spesso finiva per rubarli. E in realtà poi, scoprendo un pochino, indagando sotto chi era questa ragazza, si poteva capire che tanto ricca non era. Durante il periodo universitario infatti lei riceveva dai genitori una paghetta, chiamiamola paghetta, insomma mi sembra un po' poco, dai suoi genitori pari a 400.000 yen, che sono comunque una cifra non da poco, cioè se non è un lavoro ma è una paghetta che ti danno i tuoi, insomma sono più di 3.000 euro di paghetta. I suoi genitori erano di Niigata e avevano una shuppansha, ovvero una stamperia, e inoltre lei durante questo periodo e anche dopo gli studi universitari aveva anche uno sugar daddy che ovviamente le passava i soldi, e inoltre lavorava anche spesso nei Soapland, e quindi nelle zone un po' a luci rosse e un ambiente in cui sì, è facile ricevere soldi, ma a quale prezzo spesso. Nel novembre del 2002 Kaori e Yusuke si incontreranno a un Gokon, che sono quei party alle quali partecipano quelle persone nubili che sono in cerca di un potenziale compagno per la vita. I due si sentono subito attratti l'una dall'altra e non ci impiegano molto a mettere insieme, tanto che già dal mese successivo iniziano a vivere assieme a casa della ragazza, appunto a casa di Kaori, in quella mansion di cui vi parlavo all'inizio a Yoyogi Park.
Era una stanza di circa 38 metri quadri e la stanza da letto era davvero minuscola. Yusuke ne era rimasto estremamente affascinato da questa Kaori e tra l'altro la descrive agli amici come qualcosa di diverso, una persona diversa da loro. Era alta, era sempre elegante, era bellissima. E forse probabilmente quello che Yusuke ha provato o quello che è riuscito a vedere in questa Kaori era anche la possibilità di uno scatto sociale dalla sua posizione magari virgolette di povertà a uno status di elite. Se sarebbe riuscito a vivere con questa ragazza, se si fosse messo insieme, molto probabilmente la sua posizione, almeno nella sua testa, sarebbe cambiata. Infatti sembra che questo Yusuke era una persona ambiziosa e diceva sempre ai suoi amici che lui un giorno sarebbe diventato qualcuno. E come vedrete poi nel susseguirsi di questa storia, lui le capacità per ottenere un buono stipendio ce le aveva e a breve capirete perché. Ad ogni modo, i due iniziano a convivere insieme e a un certo punto Kaori resta incinta e il 3 marzo del 2003 si sposano. Quindi capite come questi due in 4 mesi si sono conosciuti, si sono andati a vivere insieme, la ragazza è rimasta incinta e si sono anche sposati. Quando Kaori è rimasta incinta, a un certo punto ha iniziato a sentire la pressione di dover avere questo bambino, soprattutto per la situazione di instabilità finanziaria del marito. Kaori era estremamente preoccupata del lavoro che faceva il marito e anche dello stipendio che poi avrebbe portato a casa, anche perché una volta che era rimasta incinta ha dovuto in qualche modo smettere di lavorare, anche se qua non è chiarissimo dalle fonti se abbia deciso lei di smettere di lavorare o se le era finito il contratto e quindi col fatto che era incinta non l'ha rinnovato. A un certo punto quindi Kaori farà una scelta importante, quella di interrompere la sua gravidanza. Tuttavia Yusuke non era d'accordo con questa sua scelta. Lui infatti le ha detto più volte: guarda, non ti preoccupare, io troverò un altro lavoro. E infatti poi inizierà a lavorare in una società immobiliaria straniera, dove tra l'altro poi con il tempo andrà anche a guadagnare anche un ottimo stipendio. Tuttavia lei non cambia idea e finirà quindi con l'abortire. Rimasti quindi solo loro due senza bambino, potevano tranquillamente continuare la loro vita matrimoniale e magari decidere di avere un bambino più in là nel tempo, quando magari avevano una situazione finanziaria più stabile. Tuttavia questo fatto sarà l'inizio della fine del loro rapporto e col tempo Yusuke inizierà a picchiare questa Kaori. Lei dirà di soffrire di stress post-traumatico dovuto proprio a questa violenza domestica. Tuttavia, gli amici comuni che ogni tanto dovevano andare lì, sapete, con gli amici che vengono per farvi far pace eccetera eccetera, anche se secondo me se un uomo ti picchia scappate immediatamente, perché un uomo che ti ama non ti picchia, appunto. E non riesco proprio a capire le persone che usano la violenza per risolvere qualsiasi tipo di problemi, però questa piccola parentesi. Questi amici comunque, come vi dicevo, diranno che la violenza non era solo da parte di Yusuke ma anche da parte di Kaori. Tante volte infatti sembrava che lo prendesse a calci, lo schiaffeggiasse, lo colpisse lasciandogli dei lividi, oppure gli prendeva l'orologio, il portafoglio, la carta di credito e lo buttava fuori dalla casa. Ad ogni modo Kaori talvolta andava a casa dei genitori oppure si rivolgeva a un centro antiviolenza dove magari trascorreva delle notti. Tuttavia poi in seguito tornava sempre a casa, tornava sempre dal suo Yusuke. Questi due non avevano proprio l'intenzione di divorziare, malgrado tra l'altro entrambe avessero un amante. La tragedia avverrà il 12 di dicembre del 2006, quando Kaori entra in possesso di una registrazione di una conversazione tra il marito e la sua amante. Quindi ha aspettato il marito che tornava dal lavoro per confrontarlo, ma Yusuke era troppo stanco e quindi è andato subito a dormire. Kaori sceglie quindi di prendere una bottiglia di vino mentre il marito dorme. Inizia a colpire la testa del marito proprio con questa bottiglia finché lui perde la vita. A questo punto Kaori, che aveva paura di rimanere in quell'appartamento con quel cadavere, esce. Solo che la mattina inizia a essere bersagliata da telefonate di colleghi di Yusuke preoccupati per il fatto che non fosse andato al lavoro e che non avesse nemmeno telefonato e ovviamente nemmeno sul cellulare rispondeva. Addirittura un collega le chiede se può passare a casa per poter controllare. A questo punto Kaori capisce che è arrivato il momento di liberarsi di quel corpo. Va quindi in un
negozio a comprare delle valigie, dei teli di plastica, delle seghe e altri utensili. Torna quindi a casa, poggia un armadio per terra e lo riempie con della terra per far sì che assorba il sangue e non sporchi il pavimento. E inizia pian piano a smembrare il marito, perché comunque il marito era alto 1,80 e quindi è com'è che faceva questa ragazza a nasconderlo e poter portare fuori il corpo. Quindi praticamente fa questo: gli taglia la testa, gli taglia le braccia e poi smembra il torso e rimane quindi questa parte di torso e l'altra parte di bacino con le gambe. Tra l'altro pensate che riesce a fare tutto questo in una sola giornata. Successivamente inizierà anche a pitturare magari quelle parti di casa dove è schizzato del sangue e anche a fare tutte le pulizie domestiche. A notte fonda del secondo giorno a seguito di quella tragica uccisione mette la parte superiore del corpo in una valigia, prende un taxi e si dirige verso Shinjuku e sale nel taxi con la valigia. A un certo punto del tragitto il tassista le ha detto che sentiva un odore strano e l'odore, come potrete immaginare, era quello del corpo in putrefazione. Lei ormai si era un po' abituata a quell'odore e quindi non ci aveva fatto nemmeno poi tanto caso e per questo motivo sceglie di scendere dal taxi con questa valigia e la abbandona in una strada fra Shinjuku e Shibuya. Torna a casa e cercherà di gettare la parte inferiore del corpo. Questa volta però, per liberarsi della parte inferiore, non prenderà un taxi, ma sceglie di prendere un carrello. Ci metterà sopra la valigia, con all'interno appunto la parte inferiore del corpo del marito, e inizia a camminare spingendo questo carrello. Dopo un po', tuttavia, le mancano le forze. E quindi che cosa fa? Vede questa casa abbandonata, lì a Shibuya, e decide di buttare il tutto all'interno del giardino. Successivamente, il giorno dopo, prende la testa, perché appunto le braccia e le mani le ha buttate via con la spazzatura nell'umido, in modo che non potessero identificare le sue impronte digitali. Tuttavia, potete immaginare come la testa fosse un pochino più delicata, aveva paura infatti che potessero identificare l'identità di questo uomo se magari, non so, andassero ad indagare sui denti eccetera eccetera, e per questo motivo si reca nel parco di Machida, dove scaverà una buca di 30 cm e sotterrerà lì la testa appunto. Continua poi con la sua opera di rimodernare la casa e inoltre manderà una mail al suocero facendo finta di essere Yusuke e successivamente andrà anche dalla polizia a denunciare la scomparsa del marito e quando va lì dirà che o era sparito volontariamente o che era rimasto coinvolto in qualcosa, quindi ha cercato in qualche modo di dare una motivazione al fatto che questo uomo fosse scomparso e in più dirà anche alla polizia, quando le hanno chiesto appunto segni particolari eccetera eccetera, ha detto che aveva una cicatrice sul torso che era il risultato di un'operazione che aveva subito. Passati 5 giorni, la polizia scopre la parte superiore del corpo in questo vicolo di Shinjuku dove appunto Kaori l'aveva abbandonato. Essendo solo il torso, senza la testa e senza le braccia, all'inizio la polizia ha pensato che addirittura fosse il corpo di uno straniero, che magari era rimasto invischiato con la Yakuza, comunque siamo vicinissimi al quartiere di Kabukicho, che appunto è questa parte di Shinjuku dove ci sono i locali a luci rosse eccetera eccetera, che è forse la parte di Tokyo che ha il maggior numero di criminalità. In ogni caso, quando è stato scoperto questo torso, la polizia ha anche pensato che questo torso sembrava appartenere a una persona più bassa di Yusuke, almeno a primo impatto. E inoltre non c'era nemmeno quella cicatrice, quindi la polizia non aveva nemmeno preso in considerazione l'ipotesi che si potesse trattare proprio di Yusuke. Tuttavia, quando hanno trovato la parte inferiore di questo corpo e il DNA delle due parti combaciava, hanno scoperto che si trattava proprio del marito. Perché loro infatti avevano indagato sul fatto che questo Yusuke avesse subito un'operazione o meno e non risultava. E in più i sospetti si erano acuiti quando un collega del marito aveva visionato i filmati delle telecamere a circuito chiuso del palazzo dove vivevano e l'aveva visto entrare chiaramente e poi nei giorni successivi non l'aveva più visto uscire. E come potete immaginare la polizia si rende ben presto conto che il marito in realtà non era scomparso, ma era successo qualcosa in quella casa. Senza contare che quella contraddizione della moglie di questo simbolo distintivo a seguito di questa operazione, ovviamente la posizione di questa Kaori si era notevolmente aggravata e i sospetti sono tutti ricaduti su di lei, tanto che è stata convocata volontariamente alla polizia, dove lei si dichiarerà colpevole e inizierà a confessare sia i motivi sia le modalità dell'uccisione e per questo motivo viene arrestata. Nel dicembre del 2007 si
si apre il primo processo e il punto focale era se fosse capace di intendere e di volere al momento del crimine. Lei dirà che non sopportava più le violenze domestiche, che stava per tornare a casa dai suoi e che voleva il divorzio. Però lei aveva anche questa registrazione, di cui appunto vi avevo parlato prima, con cui voleva discuterne col marito, ma lui è andato a dormire e poi lei ha scelto di farlo fuori. In questa conversazione il marito parlava con l'amante, alla quale diceva: ti aiuterò nelle faccende domestiche, sposiamoci, facciamo un figlio. Cioè, era chiaro che se lei avesse voluto divorziare, Yusuke non si sarebbe mai opposto. Quindi lei, cos'è successo? Che quando ha sentito probabilmente queste cose dette dal marito, probabilmente sarebbe stato il marito stesso a chiedere il divorzio. Diciamo che non era in una condizione normale, psicologicamente perlomeno. Tuttavia lei dopo, con mente molto fredda, ha fatto delle denunce, diciamo appunto repentine, sulla sparizione del marito, proprio per sviare queste indagini. Ha disposto il cadavere, ha fatto le rinnovazioni dell'appartamento appunto per occultare queste prove, e quindi il primo tribunale le ha dato 20 anni, però poi nel giugno del 2010 c'è stata la corte di appello che ha dato 15 anni di reclusione. E con questo si conclude anche questo caso di cronaca nera giapponese. Io vi ringrazio davvero tantissimo per aver scelto di seguirmi in questo video e spero davvero di vedervi al prossimo. Un ciao da Seba. That's all that I